Amici, ho fatto già tantissimo shopping natalizio, lo so, perdonatemi, ancora non deve venire Halloween, ma io già penso a Natale. Ebbene sì, sono andata da Teddy e ho comprato un po' di cose. Vi mostro cosa ho preso, ma prima, sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove vi mostro il mio shopping fatto da Teddy. Era tantissimo tempo che volevo andare in questo negozio, solo che ovviamente da me in Campania non c'è e c'è solamente qui al nord. Mi sconfinferava tanto, vedevo tanti video su TikTok, ho detto ci voglio andare pure io perché c'erano un sacco di cose carine ed infatti davvero un sacco di cose. Prima però di iniziare il video, amici, ci vediamo il 31 di ottobre e il 1 di novembre all'Edenlandia. Vi lascio tutto scritto qui, tutti gli indirizzi. Il 31 di ottobre per la festa di Halloween faremo laboratori di slime e avrò il mio stand, mentre il 1 di novembre ci sarà una cosa speciale perché festeggeremo sempre all'Edenlandia la festa dello slime con laboratori di slime, giochi, tanto divertimento. Voi potete giocare con gli slime, tante dimostrazioni, tante cose carine. Vi aspetto all'Edenlandia, mi raccomando, venite. Ciao! Pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina perché tutti i giorni trovate nuovi video alle 14.30 e anche alle ore 18. Visitate anche il mio sito www.yolandaswitz.it perché lì trovate i miei slime, i kit per fare i vostri slime e tanti altri gadget. Link in descrizione. Ora cominciamo perché sono davvero tante tante cose. Prima di tutto, l'avete vista nella copertina, come vi ho già anticipato, sono acquisti natalizi. Voi dite, ma perché siete già così avanti che volete già vedere Natale, raga, perché forse quando si pensa al Natale si pensa un po', sai. Ho comprato, prima di tutto, che avete visto nella copertina, questo. Pagato 5 euro, la luce LED, Santa Stop Here. Dovete sapere che praticamente da 2 anni a questa parte, da quando Daniele si è trasferito, ogni Natale sono sempre qui. E tutte le cose che ho io giù a Napoli, perché decoravo la mia casa come se fosse tipo il villaggio di Babbo Natale, praticamente le sto portando tutte quante qua su. Più altre cose che ho comprato, sto facendo diventare la casa di Daniele un villaggio di Babbo Natale 2. Poi ho preso questo, super carino, si accende la lucettina, ragazzi. L'unica cosa che la commessa me l'aveva fatto praticamente cadere, spero vivamente che non si sia rotto nulla. E questa figura di Babbo Natale, vi devo dire, davvero molto carino. Solo che il prezzo non c'è, ma se non mi sbaglio, questo dovrebbe costare tipo sui 3 euro. Ho anche qui il prezzo di questo, esatto, costava quanto queste casettine qui. Infatti, ho comprato anche questa casettina per metterla sempre nel villaggetto di Babbo Natale che si illumina. Vedete? Molto molto carina. Pagata anche questa qui 3 euro. Teddy, come l'ho rinominato io, sembra un negozio tipo dei cinesi, no? Che vendono di tutto e di più, però molto molto più grande e molto più organizzato. Mi piace tanto, mi piace veramente tanto. E oltre quello ha anche bevande e cibo americano. Incredibile, cioè adoro troppo. Aveva quindi anche questo, l'ho voluto prendere per fare la cioccolata calda e questo si mette all'interno della cioccolata, ci sono i marshmallow e le goccine di cioccolato, ma questi sono buoni pure per fare tipo dei biscotti. Vi faccio vedere qualcosina che non sia appunto di Natale o Halloween. Ho voluto prendere questo slime, pagato 2,55 euro, sono quegli slime secondo me tipo Jiggly, però raga la confezione è carinissima. Troppo bellina. In più ho preso anche questo, un cuore con le sorpresine e le caramelline di Barbie che voglio aprire con voi in uno short. Anche questo qui doveva costare sui 2 euro. Poi cose che non c'entrano niente con appunto Natale e tutto il resto. Questo vende un sacco di cose, anche elettrodomestici, ragazzi. Ho voluto prendere questo 3 euro. È un montalatte. Questo uccello oggi è un montalatte, 3 euro e il prezzo è molto buono. Poi è rosa! È rosa, lo voglio vedere insieme a voi. Oh, carino, si preme sopra, è rosa, ragazzi. E poi questi, molto utili, sono delle Ziploc bag che in realtà mi servivano così grandi con la zip. Vedete? Si aprono e si chiudono per mettere dentro il cibo per congelarlo e per tenerlo un po' più fresco, insomma. Allora, poi ancora, a proposito di cioccolata calda, per l'appunto, ho comprato, ma guarda un po',
una tazza. Ebbene sì, ragazzi, erano troppo belle. A me piacciono tanto quelle trasparenti dove l'interno si vede. Poi ci voglio fare anche il pumpkin spice latte, perché non lo so, anche se sono cosine, diciamo, di Natale, però ci voglio fare anche le cose così di Halloween, mi piace. Pagata 2 euro, poi è pochissimo, vi giuro. Vicino ci sono tutti questi disegnini di Natale. Immaginate la cioccolata calda con la panna sopra, con tutte quelle cosine che ho comprato. Dai, è meraviglioso. Poi 2 euro, raga, ce ne aveva tantissime. Tantissime. Ancora, ancora sempre per il paesaggio natalizio. Questo qua pagato 4 euro. È spettacolare, posso dirlo? Posso dirlo? Assolutamente sì. Questo qui è questo, raga, un bellissimo alberello di Natale con sotto tutti i regalini, però qui ci vogliono le pile. E ovviamente ci sono tutte le lucette attorno all'alberello che si accendono. Quanto è carino, mi piace veramente tanto tanto, troppo bello, impazzisco raga per queste cose. Poi per quanto riguarda sempre Natale, ho preso due gnometti, allora uno per me e uno per la sorella di Daniele, perché va pazza per gli gnometti, pagato 2 euro. Quanto sono carini, gemellini gnomettini, troppo troppo bello, troppo bello, mi è piaciuto subito. E poi ho pensato a lei e quindi glielo regalerò a lei. Ancora, come potevi lasciare lì questi fazzolettini avocado? Dai, allora, quanto li ho pagati questi? Un euro, yeah, un euro. È tanto sicuramente, perché sono sei, un euro, è un po' too much, però sono molto carini. E anche dentro i fazzolettini sono con i disegni dell'avocado, quindi perché non prendere i disegni dell'avocado? Allora, Natale, ritorniamo al Natale, lucina di Natale. Io le ho sempre volute queste, però su Amazon costavano davvero tanto. Pagata 3 euro questo, su Amazon pure 12-13 euro le vendivano. È una collana con le lucine, tipo che si mettono sull'albero, raga. Voglio solamente vedere se funziona. Io spero vivamente di sì, perché se non funziona, vi giuro, ritorno lì e le vado a cambiare. Allora, togliamo. Ok, funzionano! No vabbè, oh vabbè, ragazzi, no, impazzisco, io sclero, raga, se suonava era ancora meglio, purtroppo non suona, che peccato, immaginate se avessero suonato, sarebbe stato epico davvero. Poi passiamo a cosine non natalizie, abbiamo... Questo sono tutte cosine, queste che ho comprato per farci video short delle ore 18. Sono questi, sono dei mini pony, che in realtà credo siano dei pupazzetti, e poi dentro ci sono anche le caramelle, suppongo. E questi invece sono delle caramelle strane, sour powder, a forma di scheletro. Non so, tutte cose tipo halloweeniane, aveva un sacco di dolcetti di Halloween in questo posto, ragazzi. Poi un'altra caramella strana che ho comprato, spero sia una caramella, Sugar and Spray, Candy Spray, cioè è proprio uno spray ma è una caramella ragazzi, cioè si spruzza ed è una caramella, e dice che anche questa sour, probabile, ma è troppo carina, cioè il packaging anche è bello ed è per questo che l'ho voluto prendere. Poi, ancora, non inerente a Natale, le ultime cose sono tutte natalizie, quindi preparatevi. Abbiamo queste salviettine, ho voluto prendere un euro. Poi, le ultime tre cose sono tre cose, appunto, natalizie, e poi il resto è finito. Allora, ho preso questa candela, davvero troppo carina, pagata questa 2,50 euro. In questa jar davvero super cute. Poi questo, sapete che io impazzisco per le palline con la neve all'interno e di glitter, questa qua 2 euro. E poi abbiamo cosmetica fanatica, adoro, pagato 1,55 euro, questo lip balm di Natale con questa confezione che è davvero carinissima. Questo se vuoi fare un regalino è bellissimo, è perfetto, cioè adoro, adoro troppo. Ok, allora, la busta è vuota, questo è tutto, questi sono tutti i miei acquisti fatti da Teddy.
Non lo so, sicuramente ci andrò a fare un'altra passeggiatina nei prossimi mesi. Adesso basta, giuro. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto come sempre. Un bacione forte, un abbraccione stretto e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!